Senti Vincenzo, professionista. tu a chi, sia per caratteristiche tecniche o fisiche, a chi lo accosteresti, diciamo, dei Infatti minimi? ho fatto questa precisazione perché posso descriverlo, l'accostamento potrei sbagliare, però noi consideriamo il Gerrard, ecco, in Inghilterra Gerrard rappresenta il cosiddetto mediano universale, un giocatore che in Italia non c'è, un giocatore che sta sulla mediana bassa ma che poi fa arriva in doppia cifra ogni anno, quindi è un mediano con una notevole proposizione offensiva. Diciamo che lui in prospettiva lo vedo così, un giocatore che nasce trequartista ma adesso gioca da regista basso, cioè lo vedi da 8, ma nelle qualità tutto, quindi mi vedo un eccezionale box to box, con delle box to box in Italia lo rappresenta Vidal. Ma Vidal è un giocatore che fa dell'inserimento la sua arma migliore, mentre Ucan ha la regia, è un giocatore che può giocare, che può raccogliere il primo pallone e ha la regia bassa e allo stesso tempo unisce la regia alta, è un giocatore di gran passo, di grande fisicità, quindi diciamo un mediano universale l'ho accostato Gerrard in prospettiva, lo leggo così, ecco. Se voglio, se devo metterci del mio, lo vedo così. Nel centrocampo della Roma della prossima stagione, se, ecco, dove lo Allora, è difficile collocheresti? perché ci sono bei nomi, non lo vedo, sicuramente non partirà nei primi 11, Certo. immagino, perché comunque trovare spazio tra De Rossi, Nainggolan, Pjanic, insomma, poi immagino le punte. Non sarà facile, però sicuramente lui è uno di quelli che può giocare in un centrocampo a tre, può essere uno dei due interni, ecco, uno dei due interni. Quindi è molto duttile, polivalente, ha qualità differenti che lo rendono veramente un calciatore, l'ho definito universale, un centrocampista che sa fare tutto. Non è un esterno, ma sulla mediana lui è in grado di fare tutto, dal basso verso l'alto, quindi un box to box con fisicità, quindi un mediano universale. Nel centrocampo della Roma lo vedo, può prendere il posto, può essere uno dei tre, indistintamente, però meglio da interno, perché ha comunque sia una fase di ripiegamento molto interessante, per natura, e poi una fase di proposizione dell'azione notevole, di accompagnamento, di partecipazione alla fase offensiva notevole, quindi nasce come trequartista, quindi voglio dire, ha entrambe le fasi, quindi diciamo da uno dei due interni può essere lui, insomma. Vincenzo, per spostarci su un altro campo da te molto, molto seguito e apprezzato come quello del calcio francese, è voce di questo fine settimana un blitz, un presunto blitz di Walter Sabatini, DS della Roma, in Francia, per, si dice, una serie di nomi che vanno da Baza, il difensore centrale del Lille, a Digne del Paris Saint-Germain. Si parla anche di un Kurawa, il terzino del Monaco. Che cosa sai a riguardo? E in generale, insomma, su questi tre Allora, nomi, cosa ci dici? non sono a conoscenza, cioè, nel senso non so se è concreto il viaggio di Sabatini, ma dai nomi che hai fatto, specialmente sul centrale Bacia del Lille, potrebbe essere qualcosa di concreto, potrebbe essere per tantissime ragioni, un giocatore di esperienza che è fortissimo, un gran bel calciatore, un giocatore di 32 anni, notevole esperienza in campo europeo, ma è proprio quello che serve alla Roma. È un giocatore che può prendere il posto anche di uno dei due, mi riferisco a Castan e Benatia, dal momento che sembra ormai esclusa la partenza di Mehdi,
l'arrivo di Bas andrebbe a chiudere un reparto definitivamente e a rinforzarlo notevolmente. È un giocatore eccezionale. Quali sono le sue caratteristiche? Le sue caratteristiche principali? È un leader difensivo. È un leader difensivo, è un giocatore di grandissima intelligenza tattica. Non è velocissimo. È un giocatore che legge il gioco, grandissimo tipo di inserimento, pulito nell'intervento. È un giocatore molto esperto, una guida del reparto. È un giocatore molto affidabile, fisicamente esplosivo, è alto 1,90, ma poi proprio la lettura del gioco, il gioco d'anticipo, non è un giocatore avventato, dall'azione avventata e scriteriata, è un giocatore molto attento, mai lacunoso, ripeto, non è velocissimo, ma sopperisce questo con una lettura del gioco, una tempistica di intervento piccata, ecco. E lui è il tipico giocatore che dà l'occhio quando lo vedi, è un giocatore che va col, ma è il giocatore perfetto, ideale, è proprio quello che manca alla Roma per dire ok, sulla difesa siamo a posto così. Mentre spostandoci sulle fasce è un po' più complicato il nome di Digne, perché è stato acquistato l'anno scorso per circa 15 milioni dal Paris Saint-Germain. È pur vero che non ha quasi mai visto il campo, però andrà a fare il mondiale con la Francia e bisogna vedere insomma se il Paris Saint-Germain è disposto a liberarsi. La esclude quasi categoricamente come cosa, per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto il Paris Saint-Germain è una società che è stata deferita dal punto di vista proprio la questione di bilancio e quant'altro, sì. È costretta ad impiegare dei giocatori francesi fatti in casa, insomma, quindi Digne direi quasi categoricamente che sarà impossibile strapparlo per questa ragione ed anche per quella che hai anticipato te, un valore di trasferimento di 15 milioni un anno fa. Lui è vero, sì, che ha iniziato la stagione in panchina, non ha giocato tantissimo, così è ripreso, è stato ha avuto un graduale inserimento, è un classe 95, quindi molto giovane, è un giocatore che molto giovane, lui paradossalmente potrebbe non essere al caso della Roma anche per caratteristiche tecniche, è un giocatore molto valido, molto bravo, ma a differenza di Ucan non vedo quei margini ulteriori di miglioramento tali da pensare a un crack. È un giocatore che in questo momento la carta d'identità dice essere, è un ottimo calciatore, ma non lo vedo level come qualcun altro, insomma. E comunque sia, per questioni economiche è inaccessibile. Paris Saint-Germain non può vendere Digne perché significherebbe andare a prendere un altro calciatore straniero, cosa che non può permettersi. Mentre Vincenzo, per quanto riguarda Levin Kurzawa del Monaco, questo calciatore è un calciatore, sì, interessante, che ha fatto bene quest'annata, ma è prematuro. A differenza di Digne, Kurzawa ha giocato ancora meno, non quest'anno ma in passato, non ha campionati da poter dire ok, abbiamo il terzino, abbiamo il giocatore, è troppo rischioso, non vedo un valore aggiunto all'attuale contesto tecnico della Roma sulla posizione. La Roma presenta già dei giocatori, Dodò, che non hanno nulla, semplicemente a mio modo di vedere presentano qualcosa in più rispetto a Kurzawa. Kurzawa ha beneficiato di una stagione comunque tra virgolette positiva del Monaco, si è valorizzato, ha giocato bene una discreta stagione, ma non è un giocatore sul quale la Roma penso possa fare affidamento. Senti, si è fatto un nome spostandoci a destra, un nome italiano che però l'ultima stagione è stato in Germania col Bayer Leverkusen, Giulio Donati.
ex Inter, cioè cresciuto nell'Inter, ha fatto un po' di gavetta tra Lecce, Padova e Grosseto, poi 3 milioni e se l'è portato a casa il club tedesco. Si è fatto questo nome nell'ambito dell'operazione che sta portando Jatvai in prestito proprio lì alla Leverkusen. Tu hai qualche conoscenza, insomma, del ragazzo? Hai avuto modo di vederlo? Sì, Che ne pensi? beh, ho avuto modo di vederlo quando era in Italia, lì ha fatto discretamente bene in Germania, ma non parliamo di qualcosa, potrebbe rientrare uno scambio di prestiti, ma qui parliamo di qualcosa che va a rinforzare, diciamo, le seconde scelte, Sì, non certo. parliamo certo di un titolare, diciamo che potrebbe rientrare, secondo me la Roma visibilmente un obiettivo probabile della Roma potrebbe essere Santoni. Sì. È una cosa che potrebbe rientrare per caratteristiche d'età, per profilo, per esperienza. Lo sforzo economico forse può essere affrontato su un giocatore del genere. Su Donati, sinceramente, non vedo particolari benefici da questa operazione. È vero, Gedevai è in uscita, deve maturare all'estero, però. Uno stile su Donati potrebbe rientrare, ma andrebbe a rinforzare solamente le seconde scelte. Penso che Donati poi possa avallare questo genere di. La vedo un attimino difficile, non la vedo fluida come cosa. Ecco, diciamo che a mio modo di vedere, Sabatini sugli esterni stia pensando a qualcos'altro. Ecco. Come prima scelta, sta pensando a qualcosa di più. Deve affrontare la Champions League, quindi avrà bisogno Certo. di gente che ha assodata esperienza, se non altro in campionato europeo, è comunque un profilo comunque giovane, medio giovane, ma con una certa esperienza. Donati sì, ma non offre, parliamo di un giocatore di levatura diverso dai vari Maicon altri giocatori e lo stesso Santon. Vincenzo, come ultima domanda, torniamo a un argomento col quale avevamo esordito la prima volta in cui sei intervenuto qui la Dana dei Lupi, ovvero Benatia, perché negli ultimi giorni, nell'ultima decina di giorni, se ne è parlato meno dopo la conferenza stampa di fuoco di Sabatini, che ha definito un menestrello. Il suo procuratore Moussa Sissoko, le cose si sono un po' calmate, meno voci di mercato. Benatia se n'è andato al mare una volta con Florenzi, una volta con Dodò, ma non ha più rilasciato dichiarazioni. Tu sai se ci sono stati degli sviluppi sotto traccia, oppure veramente le acque si sono calmate, o magari invece in realtà non se ne parla perché i rapporti si sono un po' Allora, rovinati? Frank, io l'unica cosa certa che so sono due, io ho due elementi, o forse tre. Uno è personale, gli altri due sono dei dati di fatto. Il primo è che il giocatore, ma è condivisibile anche, il giocatore, come ho già detto la scorsa volta, il giocatore di 27 anni che si vede proporre magari un ingaggio raddoppiato, andare a vivere a Londra con il Chelsea dove hai la. L'obiettivo è vincere non solo la Premier, ma è vincere la Champions, tutta una serie di cose. Allora è pure plausibile e comprensibile che il giocatore possa dire ok, vendemi per 30 milioni dopo un anno a vedere, cioè la Roma è contenta, io sono contento, facciamola. Ecco, il giocatore a quest'ottica ci può anche stare. L'altra cosa è, quindi voglio dire, adesso però Benatia, che Benatia stesse bene a Roma. Questo è fuori di dubbio, cioè non ci sono dubbi su questo. Certo. Il giocatore è contentissimo di stare a Roma e di giocare per la Roma, su questo non ci piove. Sai, questo genere di lusinghe possono far piacere ma chiunque. L'altro elemento è l'agente, un agente che dato poca dimestichezza in certi ambienti, un agente che tra le altre cose conosco personalmente. Con il quale ho avuto dei contatti professionali, sia per Benatia ma anche per altri calciatori, e che gestisce l'acqua di rose, definiamo così, per usare un eufemismo.